Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi cominciamo parlando di Berlino, ma non parliamo di numeri di produzione, parliamo di come le auto vengono costruite. Parliamo di Model Y perché la media di utilizzo di acqua per il mercato automotive per singola auto sono 3 metri cubi di acqua, quindi 3.000 litri, non pochi. Invece Tesla sta elaborando un nuovo sistema con il quale andrà a consumare 2,2 metri cubi di acqua, quindi un risparmio del 30%. Visto che si è parlato tanto dell'acqua intorno a Berlino, eccetera, eccetera, Tesla a livello di efficienza costruttiva ha da insegnare a tutti gli altri. Adesso invece parliamo di un altro richiamo, tra virgolette, per Model 3 e Model Y. No, richiamo tra virgolette perché, come sempre, è un aggiornamento software. Se avete una Model 3 o Model Y con il processore Ryzen, quindi quello più potente, le ultime prodotte sono circa nel mondo 100.000 auto, c'era un problema di surriscaldamento del processore che mandava in crash il sistema. Ma attenzione, non succede niente. Tutte le funzioni di guida rimangono sempre attive. Il sistema è fatto apposta da avere separate le funzioni di guida dall'infotainment. Anche se tutte le funzioni si gestiscono dallo schermo, comunque sia, sono proprio due sistemi totalmente separati. Quindi, se vi capita o se vi è capitato che mentre guidate lo schermo si riavvia, perché di questo stiamo parlando, le funzioni di guida rimangono sempre attive, la macchina gira, frena, accelera, tutto. Quindi aspettate quel minuto in modo tale che il sistema, diciamo l'infotainment, si riavvii e tutto torna come prima. Comunque, richiamo più o meno, perché Tesla, come sempre, con un aggiornamento software è andata a risolvere il problema. Parliamo ora di Uber negli Stati Uniti, che da oggi mette a disposizione un'altra scelta per i propri clienti. Per ora c'erano, in base alla zona, le scelte, quella più economica, quella più grande, XL, quella più premium. Adesso è stata inserita anche la possibilità di scegliere l'auto elettrica premium, e in particolare con Tesla e con Polestar. Questo è un, diciamo, la prosecuzione dell'investimento di Uber in collaborazione con Hertz, che aveva già acquistato parecchie Model 3 e Model Y anche da noleggiare ad autisti Uber, per offrire un servizio anche a chi volesse avere appunto la corsa con un'auto elettrica. Quindi il mercato piano piano si sta accorgendo che probabilmente l'elettrico è decisamente più conveniente per quanto riguarda le flotte. E per concludere oggi ci tenevo a parlare ancora una volta delle consegne, e con due argomenti in particolare. Il primo riguarda le date di consegna che trovate sul vostro account, se state aspettando una Model 3 o una Model Y. Perché, consiglio mio personale, quelle date di consegna che trovate, che può essere maggio, giugno, settembre o quando è, non sono attendibili al 100%, anzi neanche il 50% forse. E questa non è una novità in generale. Voi sarete sicuri di ritirare l'auto solo quando vi arriverà un messaggio da Tesla che vi dirà: questa è la tua auto con il numero di telaio, il VIN number, decidi il giorno in cui vuoi venire a ritirarla. Cosa sta succedendo nelle ultime due settimane? Che Tesla sta un po' aggiornando le date di consegna, ma sono estremamente ballerine, quindi da un giorno all'altro ho sentito molti di voi, ma anche in giro su Facebook o sui forum, che hanno le date che variano da un giorno all'altro, da maggio a luglio, settembre, ancora maggio, insomma c'è un po' di casino, ecco. Diciamo che la situazione in generale per quanto riguarda produzione e trasporto non è la più rosea, e non è solo un problema di Tesla. Quello che Tesla deve sicuramente migliorare è la comunicazione. Comunque, il mio consiglio spassionato è: non fate troppo riferimento a queste date, e se per esempio avete una macchina da vendere oppure vi finisce il leasing o cose del genere, andateci veramente coi piedi di piombo, perché magari avete scritto maggio e la macchina vi arriva a luglio. Quindi occhio, attenzione. Il secondo argomento invece riguarda la Giga Berlin, perché è uscita sono usciti un paio di articoli, ma da fonte assolutamente inattendibile,
che parla della produzione giornaliera della Giga Berlin intorno alle 70 auto al giorno, il che è possibile, però io mi chiedo dove vanno queste auto perché non vedo consegne. Comunque speriamo che ora cominceranno effettivamente a consegnarle. Però la cosa che mi ha lasciato più basito è il numero degli ordini che hanno di Model Y Performance. Si parla di 2 milioni di ordini. Questo numero è assolutamente campato in aria, senza alcun senso, perché se io vado oggi sul configuratore e ordino una Model Y Performance nera, mi va in consegna stimata ad agosto. Non sarà agosto, sarà settembre, sarà ottobre, ma capite che se ci sono veramente 2 milioni di ordini in 3 mesi, non è che riescono a produrre 2 milioni di auto, anzi. Quindi se leggete in giro che c'è una coda di anni per la Model Y, ecco, non è la verità, e non preoccupatevi di questo. Probabilmente si sono confusi col Cybertruck, con quello che ha detto Elon la settimana scorsa. Comunque dai, ci tenevo a dirvelo perché ho letto un po' così di cose strane, di notizie riportate in maniera un po' imprecisa, ecco dai. Comunque, bene così, è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e alla prossima, ciao!